E facciamo anche così. Allora, buongiorno, mi sentite? Più o meno, così, forse un po' meglio, mica tanto. Vabbè. Allora, cominciamo. Dunque, continuiamo con la... Magari chiudo la porta. Inizia a uccidermi. Allora, continuiamo con la ginnastica mentale, quindi facciamo ancora esercitazione e in particolare cercheremo di risolvere l'esercizio che avete fatto in laboratorio 6, quindi quello sul meteo. Allora è inutile che sto ad andare sopra il testo perché immagino che già ci avete perso molto tempo. E quello che faremo è entrare direttamente nel codice e andare a vedere come procedere per la soluzione. Allora, come al solito, cominciamo. Qualcuno ci ha dato questa serie di script e quindi di codici. Cominciamo a vedere se funziona e cosa fa. Allora, parte. Vediamo la nostra finestrella grafica, dove ovviamente non funziona nulla, però insomma sta funzionando. Quindi di base abbiamo questa visione grafica e quello che ci servirà innanzitutto è popolare la choice box, quindi il menu a tendina dove metteremo i mesi. Allora, innanzitutto chiudiamo e siamo partiti dal main da cui abbiamo fatto partire il programma. Siccome ce lo troviamo sotto mano, la prima cosa che conviene fare è tutta la parte formale. Con le tre righine magiche che ci permettono di comunicare tra main, controller e model, ovvero model uguale a new model, e quindi cominciamo così. E dopodiché dobbiamo dire al controller.set model, ok? Ok, quindi queste sono le solite tre righine magiche. Ovviamente lui si lamenta perché non sa che cos'è set model. E quindi andiamo nel controller e ci andiamo a mettere qua su il riferimento. Quindi private model, ok? E dopodiché gli diciamo di farci fare il set. Quindi source, getters e setters, ci serve model e ci serve soltanto il set model. Ok, quindi generiamo questo qui, di solito lo mettiamo in fondo per fare un po' di pulizia. Ok, allora, quindi ci siamo messi a posto questo formalismo di base. Qui non si lamenta più, quindi siamo a un buon punto. Adesso dobbiamo, come abbiamo detto, dobbiamo cominciare a far popolare il menu a tendina dei mesi. E qui abbiamo il nostro menu a tendina, abbiamo questo bel punto interrogativo, dobbiamo scegliere che cosa farci mettere dentro. E siccome avete visto a lezione le date, ne avevamo anche un po' parlato durante il laboratorio, possiamo già mettere dentro month, perché è esattamente quello che ci servirà, cioè dare il mese. Month viene da cosa? È una classe che richiederà l'import di java.time.month. Ok? E questo è diciamo, l'introduzione di base, dopodiché dobbiamo farlo popolare. Allora, questo qui è il nostro controller, per farlo popolare lo mettiamo nell'inizializzazione. Dunque, che cosa dobbiamo mettere nell'inizializzazione? Dobbiamo ciclare su 12 valori, da 1 a 12 che saranno i nostri mesi, e quindi ci servirà una cosa tipo for int mese uguale a 1. Mese minore uguale di 12 e
mese più e qui dentro sì, dobbiamo anche chiudere la parentesi, dovremmo andare a popolare il menu a tendina, quindi avremo box mese punto get items, sì, punto add, e qui dentro cosa ci mettiamo? Allora, potremmo mettere, allora, month, allora, giusto per capirci, volevo prima far vedere che cosa succede, se io metto month, punto, posso mettere per esempio direttamente alcuni dei mesi, quindi non lo so, February per esempio, e potrei andare avanti così e popolarli tutti e scrivermi, non so, qui sopra January. Ok, oh, schiamo tutto grande, che gli piace di più. Ok, quindi questo sarebbe il formalismo di mettere singolarmente i vari mesi e in questo modo noi li popoleremo ad uno, ma è ovvio che ci conviene mettere un ciclo for. Tanto per capire, vediamo che cosa succede se introduciamo, cioè se lo lasciamo così, ok, ci sono soltanto i due mesi che abbiamo introdotto a mano, ovviamente ci servono tutti, quindi andiamo a mettere il for. Quindi se lo togliamo, ci riattiviamo questo e mettiamo month con il suo, diciamo, piccolo costruttore che sarebbe off, e ci mettiamo il nostro mese, ok, così. Siccome sono malfidata, io rivedo sempre che funzioni. Ok, ci piace, quindi abbiamo tutti quanti i nostri mesi scritti in inglese. Ovviamente potremmo perderci un po' di tempo se vogliamo fare una funzioncina a parte che li traduce in italiano, però insomma va bene così. Ok, allora, questo ci dà i mesi. A questo punto abbiamo bisogno di calcolare l'umidità. Quello che ci veniva chiesto dall'esercizio era che dopo aver popolato il menu a tendina abbiamo bisogno di visualizzare il valore dell'umidità media per quel mese in ciascuna delle città presenti nel database. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo innanzitutto andare a scoprire quali sono le città presenti nel database e poi farci calcolare la media. In teoria lo sappiamo già quali sono le città, però ce le vogliamo far restituire al database per sicurezza e quindi avremo bisogno di accedere al database e quindi dovremo fare adesso cominciare a popolare sia il model che il DAO e quindi appunto cominciare ad avere accesso al database. Allora, quindi qui lo chiudiamo. Devo aprire perché questo funzioni ID. Ok. Ok, io mi ero già calcolato il database ha una tabella che si chiama situazione con località, date, eccetera. Allora, quindi questo è attivo, andiamo a vedere se comunica con il nostro programma. Allora, per vedere se comunica con il programma, la prima cosa che ci serve è andare a vedere il DB Connect per assicurarci che sia stato fatto tutto bene. Ok, qui c'è il JDBC URL e innanzitutto devo aggiornare questa perché altrimenti non va. Poi metto la mia bellissima password qui e poi per controllo, siccome abbiamo un test method DAO qui, potremmo anche provare a vedere che cosa succede. Allora andiamo e lui nella console qui sotto sta leggendo tutto quanto il contenuto del database, quindi tutte le varie città, le date, in particolare gli chiedevo che mi restituisse in questo test l'umidità, quindi giusto per essere sicuri che abbiamo fatto un corretto accesso al database e sembra funzionare. Ok, quindi su questo siamo tranquilli. Dunque, a questo punto abbiamo bisogno di
Abbiamo detto di farci ridare le umidità e quindi dobbiamo, siccome abbiamo il nostro tastino umidità qui, dobbiamo farci ridare, dobbiamo far agire questo tasto. Questo tasto è in Meteo Controller ed è calcola umidità. Allora, per calcolare l'umidità, innanzitutto abbiamo bisogno di sapere appunto quali sono le città e quindi quali sono le città e anche in quale mese, giusto? Quindi il mese deve essere preso dal menu a tendina che abbiamo scelto, quindi che l'utente ha scelto precedentemente. Quindi avremo sicuramente month m uguale box mese. Punto get value, ecco qua. Ok, quindi ci siamo presi il mese. Dunque, a questo punto abbiamo bisogno di farci dare le città. Per farci dare le città dobbiamo scorrere sulle città stesse e prendere dal database e quindi ci servirà un qualcosa che dica di andare ad accedere al database, quindi ci servirà un qualcosa tipo for città c che va da cioè che scorre su model.get tutte quante le città. Ce lo stiamo inventando adesso, poi dopo costruiremo i vari pezzi. Quindi questo for che ci ridarà, innanzitutto appunto dobbiamo accedere alla lista delle città e poi scorreremo tutte le città per farci dare l'umidità media di un determinato mese. Allora, abbiamo detto che abbiamo bisogno di questo get le città dal model e quindi dobbiamo andare ad aprire, allora questo non ci serve più, andiamo ad aprire il nostro model Java. Ok. E a popolare la lista di città. Allora, innanzitutto, quindi, che cosa facciamo? Definiamo una lista che sarà private list di oggetti, città, che chiamiamo le città, per esempio. E sto definendo questa lista perché d'altronde io ho l'oggetto città. L'oggetto città è una classe bin che sta qua giù. Ok? È un oggetto che contiene nome, che contiene rilevamenti, vabbè, c'è anche un contatore, questo poi lo vedremo dopo. Comunque ha tutti gli elementi che mi servono. Quindi io sto dicendo che vorrò una lista di città. E qui si lamenta perché dice che devo ovviamente importare la classe bin e quindi gliela facciamo importare. Ok. Allora, questa sarà la lista e poi avremo bisogno di accedere al DAO e quindi dentro il model avremo un qualcosa tipo meteo DAO uguale new meteo DAO. Ok? E che cosa faremo? Dovremo popolare, quindi this.le città uguale DAO.get all città, che come vedete non è una funzione esistente, ma adesso la creiamo. Ok? Allora, lui si lamenta perché ovviamente devo importargli il metodo DAO e glielo importiamo. E poi continuerà a lamentarsi perché non conosce questa funzione qui, get all città, che adesso appunto gli costruiamo. Allora, dove gliela dobbiamo costruire? Gliela dobbiamo costruire appunto dentro il DAO, quindi meteo DAO qui. Allora, meteo DAO ha già alcune funzioni che, come al solito, quelle che ci servono ce le teniamo, quelle che non ci servono le cancelliamo o comunque le modifichiamo. Però non ha un get all città che è quello che abbiamo detto di volere. Allora cerchiamo di costruircela. Come facciamo? Beh, abbiamo qui una cosa simile che ci ridava tutti quanti i rilevamenti, ma alla fine,
sarà assolta simile a questa, quindi farei una cosa tipo public list città get, come l'abbiamo chiamato, get all città, se non sbaglio, get all città, sì, perfetto, ed è una lista di città. Ci siamo. Allora, la struttura è sempre la stessa, quindi ce l'andiamo anche a copiare da questa di sotto, poi mano a mano la cambiamo. Questo ci dà rilevamente, non ci interessa la lista di città, facciamo CTRL-C, questa è la pigrizia, ma esiste, quindi perché non usarlo? Dunque, ci serve una stringa che ci ridia le località, quindi select località, queste altre cose non ci servono. From situazione ordered by data, boh, ordered by località ascendente. Ok, in realtà però a noi serve, dunque se lo lasciamo così ci ridarà tutta quanta la lista Torino, Torino, Milano, Milano, cioè legge tutto quanto quello che c'è nella tabella. A noi serve soltanto estrarre diciamo, i valori unici, quindi quali sono le città, e quindi metteremo select distinct, locality, no, select distinct, stava prima. Ok, select distinct località from situazione ordered by località crescente, va bene, sì, località ascendente. Ok, allora qui parlava di una lista di rilevamento, invece in questo caso ci serve una lista di città che chiamiamo results, che sarà quello che verrà ridato. Result, new array list città. Ok. E dopodiché la parte formale è più o meno sempre la stessa, quindi che cosa facciamo? Ci connettiamo, ok, definiamo la statement, non ci sono parametri perché in questo caso ci servono tutte le località distinte, e ok, quindi questo ci restituisce, cioè esegue la query. A questo punto poi che cosa ci serve? Ci serve leggere le tre risposte che ci dà, quindi entriamo nella prima riga e otterremo. In questo caso ci serve soltanto la città, quindi cioè, in realtà questo non ci serve, questo ci ridà direttamente il risultato, quindi faremo e questo sarà result, ok? Che restituirà in realtà non R ma la località. Allora, lui restituisce quello che deve leggere dalla stringa e quindi in realtà noi dobbiamo prenderci il risultato e quindi se questo è RS, questo che cosa dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere una new città rs.get string. Oops. Get string ed è quello che noi ci ha restituito, cioè località. Qui mi sono perso una. Allora, che cosa non gli piace? C'è qualcosa che non gli piace perché non sa cos'è città, giustamente. Ok, quindi il problema di città l'abbiamo risolto. Qui ovviamente che cosa deve risostituire? Deve restituire result. Return result. Sì, perché non gli piace? Qua? Ok. Ok, bene, dovrebbe essere andato, quindi questo ci restituisce il risultato e siamo a posto. Cioè esattamente quello che noi otteniamo da qui è la lista delle città, get all città, quindi qui dovrebbe aver funzionato e averci ridato la lista delle città che ci servivano.
Ok. Allora, questo è chiamato dal controller che si prendeva la lista di tutte quante le città qui, che però dice di non essere definito in model. Allora, città model, dietro col città. Vabbè, allora andiamo avanti qui, questo dovremmo completare il controller. Sì. Ok. Create model che c'è. Get all città, questo ovviamente lui lo richiama. Allora, questo diciamo che sta semplicemente richiamando, però ci serve la funzione giustamente qui dentro, e cioè dentro model dobbiamo riuscire a riottenere get all città, corretto? Perché altrimenti non ci ridà le città. Get le città, giusto? Ed è un public di list. Tac. Città. Get le città. E ci restituirà semplicemente le città. Ok. Ok, quindi dovrebbe smettere di lamentarsi. Public list. Città, get le città, ritorno le città. Ok? Continuano a piacergli qualcosa, ma lo vedremo dopo. Vabbè, giustamente non è completato, quindi non so cosa sia questo. Va bene, allora andiamo avanti per il momento. Dunque, qui sta scorrendo su tutte quante le città. Abbiamo detto che passa attraverso il model gli dà questa lista che ritorna da get le città, che è questo. Ok. Allora, continuiamo a popolare questo for. Sì. E per il calcolo dell'umidità avremo bisogno della lista di città, e ci siamo, e avremo bisogno di prendere l'umidità media dalle varie città. Quindi abbiamo bisogno di un double U uguale model punto, quindi chiameremo anche un'ulteriore funzione che sarà get umidità media, che in questo caso già c'è, e ok, cioè, questo in teoria ci dovrebbe ridare l'umidità media in quel mese, però in quel mese di quale città? Noi siamo dentro un for che vogliamo fargli scorrere e dargli diciamo sia il mese che la città, e quindi ci converrà in realtà aggiornare questa funzione get umidità media in modo tale che lui prenda anche la città C. Ok? In questo modo ci facciamo restituire l'umidità media per ogni mese e per ogni città. E poi dopodiché gli andremo a dire questo double di andarlo a mettere dentro la finestrella end della nostra finestra visiva, quindi sarà qualcosa tipo string.format. Andiamo a scrivere proprio tutto quanto quello che ci piace, e cioè città per 100s con umidità e per 100 f. E poi questo qui sarà c.getNome, che è una funzione che è presente nell'oggetto città e che ci restituirà il nome della città, virgola u. Ok? Sì. Continua a lamentarsi, ovviamente non sa che cosa è U. Allora, la variabile mese dice che non c'è perché l'abbiamo chiamato M. Ok. Ok, quindi ci sarà qualcosa di questo genere.
Poi magari scegliamo anche bene come formalizzarlo, questo per 100F, magari vogliamo un valore di umidità che abbia due decimali e quindi due numeri, magari lo scriviamo un po' meglio così, giusto per precisione. Ok, allora ci manca un po' di roba qui, cioè ci manca che dobbiamo definire questo getto umidità media, lo dobbiamo aggiornare. Perché ci dava un, cioè originariamente era fatto soltanto col mese, ma vogliamo che ci sia anche la città. Quindi, model, get umidità media, non gli vogliamo passare più un int, ma vogliamo che sia di tipo month, e vogliamo anche dentro il model di passargli città, boh, città. Ok, quindi stiamo aggiornando questa funzione. Sì, cosa farà questa funzione? Al pari della precedente, cioè al pari del, a parte il fatto che qui public list città le città l'avevamo definito e quindi lo mettiamo un po' più su perché questo sta non mi piace, mettiamo qui sotto al model e adesso ci popoliamo anche quest'altro che sarà dovrà ovviamente a sua volta accedere al DAO. E quindi avremo Meteo DAO uguale new Meteo DAO e ci facciamo ridare direttamente dal DAO l'umidità media. Allora, in teoria quello che potremmo fare è farci ridare tutto quanto e poi fare il calcolo dell'umidità media dentro il nostro programma Java, ma poiché il calcolo della media ce lo possiamo far ridare direttamente al database, glielo facciamo fare a lui. E quindi avremo una cosa tipo return DAO. Tra l'altro non c'è, quindi la funzione ce la creeremo, umidità media, a cui gli passiamo di nuovo sia mese che città. Ok, allora ovviamente non ci può restituire una stringa, cioè quello che noi chiediamo è che ci ridia un numero e quindi invece che stringa questo sarà un double. Month mese, questo qui era chiamato da il model controller che ci ridà il double e quindi chiama get umidità media con m e con c e qui ok, lo chiamiamo qui. Allora a questo punto dobbiamo di nuovo accedere al database e farci dare questa umidità media. Quindi ci serve DAO.getUmidità media, quindi qua non ce l'avevamo di nuovo e quindi ce la dobbiamo costruire. La forma è sempre la stessa, perciò togliamo un po' di spazi e sarà, in questo caso ci ridarà un double, quindi sarà una cosa tipo public double. GetUmidità media month mese virgola città città sempre perché siamo pigri ci copiamo questa cosa qui e poi ce la aggiustiamo. Dunque, in questo caso dobbiamo farci dare l'umidità media, perciò, allora, select, si chiama umidità, quindi, per esempio, select località media, noi abbiamo sia il mese che la città, e quindi, a parte il fatto che gli diamo anche un nome, così è più facile farcelo restituire. Poi questo lo togliamo. From situazione che è l'intera tabella, e poi dobbiamo imporre le condizioni della città e del mese, e
e quindi where località è uguale a punto interrogativo and. Allora, noi abbiamo il mese, ma qui dentro non c'è mese, c'è data. Quindi se noi andiamo a vedere qui, questo tipo di, diciamo, di colonna che noi abbiamo, quindi dobbiamo andare a prendere la data, cioè il mese, da questa espressione della data. E perciò, torniamo qua, quindi sarà end month data uguale punto interrogativo. Allora, ok, a questo punto questa è veramente una query con due parametri, cioè precedentemente non avevamo nessun parametro, qui lo dobbiamo inserire e quindi ci andiamo a mettere, beh, copiamo sempre il solito formalismo, poi dopo lo aggiustiamo. Allora, la connessione è sempre la stessa, questa è lo statement, però prima di eseguire la query in questo caso dobbiamo mettere le due condizioni, e cioè st.set string e la prima variabile che è set string 1 ed è città.getNome. E il secondo che sarà analogo, però invece di farci dare la stringa sarà un intero perché prenderà il valore del mese, quindi sarà int 2 città e no, ovviamente sì, no, sempre da, no, ci serve dal mese il valore del mese, quindi mese.getValue, che è quello che ci ridà il valore. Ok, quindi queste sono le mie due variabili che dobbiamo inserire all'interno della stringa, della query, e poi facciamo eseguire la query stessa. In questo caso lo stiamo chiamando per una città e per un mese, non ci sarà un while perché comunque ci restituisce un solo risultato, cioè quindi entriamo nel risultato e sarà così. E ci darà direttamente il double che ci serve, rs.getDouble, ci viene dalla query, e ok, questo non ci serve più perché veniva dalla parte precedente, connection close. Dobbiamo sempre ricordarci e returna U. Ok. Quindi questo si è connesso al database, ha messo i due parametri, ha eseguito la query, è entrato nella prima riga, diciamo, l'unico risultato che ci viene dato dalla query stessa, ottiene il double, quindi il valore della media che già restituito dal dataset, e lo restituisce. Ok, qui si lamenta perché non conosce month e quindi glielo mettiamo e qui dovremmo essere a posto. Ok, quindi siamo, questo è il meteo DAO e abbiamo completato questo. Questo veniva richiamato da model con mese e città che restituiva alla funzione del model, funzione del model che veniva chiamata da meteo controller. Ok, dal controller. Ok, quindi in teoria dovrebbe funzionare, non funzionerà perché sembra che ci sono qualcosa che si lamenta, però adesso vediamo di capire cosa. Ok, quindi non sa che cos'è città. E cos'altro non sa? Double U, media M, questo è il mese. Metodo meta media mon città from the type model, first missing type month.
Allora, qui, allora qua, probabilmente non conosce mese, ok, quindi così dovrebbero essersene andati tutti quanti gli errori e ci aspettiamo che ridia il risultato della media che abbiamo chiesto. Ma giusto per controllo, quindi noi siamo partiti dal controller. Il controller, noi stiamo pensando di premere il pulsante calcola umidità. Questo pulsante calcola umidità che cosa fa? Innanzitutto si definisce, cioè si prende il mese dal menu a tendina, dopodiché scorre sulle città che trova nel database, dove le città gli vengono restituite da model.getLeCittà, che è qui dentro. E che per restituire le città che cosa ha fatto? È andato praticamente ad aprire il database, a farsi restituire questa lista di oggetti città e quindi lui ha ottenuto, diciamo, le città distinte che erano presenti. Una volta che le ha ottenute, per ognuna di queste città ha fatto accesso a quest'altra funzione getUmiditàMedia del model. Ok? Get umidità media, legge la città, legge il mese, va a chiedere al database qual è il valore dell'umidità media per quella città e quel mese, e questa è sviluppata all'interno di MeteoDAO, get umidità media, restituisce il double. Questo double, quindi richiamato dal model, ritorna qui ed è esattamente quello che noi gli faremo stampare a video sulla schermata. Allora, vediamo se è vero. Sì. C'è un errore in test model, ma ci interessa test model? Ah, perché giustamente questo era definito come la vecchia versione, ma sinceramente non è che ci interessi molto questo test model. Vabbè, diciamo così. Ok. Allora, questo scegliamo, non so, gennaio, umidità, perfetto, quindi la città di Genova con umidità tot, quindi questa è stata restituita dal database, città di Milano con umidità tot, città Torino con umidità tot. Se io cambio mese, mi dà le nuove medie per ciascuna delle città. Ci piace che continui a popolarsi così, ma non tanto, quindi sarebbe meglio che ogni volta che clicco su umidità si pulisse la finestra, ma questo lo possiamo tranquillamente fare. Allora, per esempio, quindi nel controller di dove chiedevamo di far partire il calcolo dell'umidità, possiamo dire anche txtresult.clear. Il fatto che le vediamo con due cifre e due decimali è dovuto a questo 2.2 che ho messo qui, giusto per vedere che cosa succede se lo togliamo, ma questo è un piccolo dettaglio. Mettiamo aprile, umidità, ok, e ci sono tutte quante le cifre, quindi vabbè, è soltanto una questione di come formalizziamo l'apparizione qui e se cambiamo mese. Ok, quindi non c'è uno stacking dei risultati, ma viene cancellato e riproposto l'ultimo richiesto. Ok, dunque a questo punto abbiamo finito la parte, diciamo, tra virgolette semplice e dobbiamo andare nella parte ricorsiva. Allora, ritorniamo qui al controller che mi piaceva di più pulito con il 2.2 e andiamo a vedere che cosa chiedeva l'esercizietto. Allora, in maniera ricorsiva, sappiamo che sono presenti le tre città, dovremo calcolare poi un costo per questa procedura di questa persona che si muove in 15 giorni nelle varie città. Allora, quindi è chiaro che qui, dunque, la richiesta, ecco, nei primi 15 giorni le città del mese, tutte le città devono essere visitate almeno una volta. Allora, il problema ha chiaramente 15 posizioni, giusto? Quindi dovremo muoverci su questo spazio di livelli che andranno da 1 a 15. Ciascuna posizione,
potrà essere occupata da una delle tre possibili città, quindi Torino, Genova, Milano. Quindi, come nel grafico che abbiamo visto, diciamo, nel precedente esercizio, il livello si muove sulle 15 posizioni, l'altro indice si muove sulle tre città. Ci interessa che vengano rispettate alcune condizioni, quindi i vincoli della ricorsione. E i vincoli della ricorsione sono quelli riportati qui, cioè vogliamo che in nessuna città si possano trascorrere più di 6 giornate, anche non consecutive, e che scelta una città, la persona non si potrà spostare prima di aver trascorso 3 giorni consecutivi nella stessa città. Allora, c'è un'ulteriore condizione che dice che tutte le città devono essere visitate almeno una volta, ma in realtà, se ci pensate, questa terza condizione viene in automatico nel momento in cui sono rispettate le prime due, perché siccome posso spendere al massimo 6 giornate, quindi se sono 6 giornate su una città, 6 giornate in un'altra sono 12, devo, diciamo, ho finito le possibilità, devo necessariamente andare nell'ultima città rimanente. Ok, quindi ci interesserà imporre questi vincoli. In più l'esercizio ci dice che dobbiamo fare il calcolo di un costo finale di tutto quanto questo percorso fatto dal tecnico che si muove nelle città. Però questa è una cosa che ci interessa come secondo step, cioè innanzitutto dobbiamo valutare o far produrre al nostro codice, diciamo al nostro programma, tutte le quindicine valide, e una volta che abbiamo ottenuto tutte queste quindicine valide, ci andremo a calcolare il costo e a selezionare, diciamo, la migliore quindicina. Ok. Quindi a questo punto ci serve di tornare al nostro codice e di cominciare a impostare la ricorsione. Dove si imposta la ricorsione? Nel modello. Ok? Allora, nel modello dove a questo punto noi vogliamo, come al solito, ci sarà sempre, diciamo, una virgolette, uno schermo pubblico alla ricorsione e poi invece la funzione privata della ricorsione stessa. Che cosa ci aspettiamo che ci dia la ricorsione? Una lista di città. Quindi public list città vabbè, trova sequenza, in realtà avrei potuto usare questa, vabbè, chiamiamo uguale. Calcola sequenza. Che cosa? Gli passiamo il mese, perché appunto l'esercizio ci dice che questo tecnico si muove nei primi 15 giorni del mese, quindi comunque il mese è stato scelto, gli passiamo questo e questo poi dovrà essere il nostro primo punto di riferimento. Allora, questa abbiamo detto che è, tra virgolette, quella che noi chiamiamo lo solito schermo pubblico alla ricorsione, e poi avremo invece la vera ricorsione che è privata. Ok, e che ci restituirà, di solito è sempre void, e quindi void, allora se questa è calcola sequenza, boh, lo chiamiamo cerca. Ok. E gli passeremo che cosa? La soluzione parziale e il livello, come al solito. Quindi che cosa sarà la soluzione parziale? Sarà una lista di città e sarà una lista di città parziale e un int livello. Ok? Quindi noi allora, questo trova sequenza lo ignoreremo, altre cose sotto le ignoreremo, per il momento ce le sviluppiamo come ci piacciono di più. Dunque, in questa lista di città, quindi la parte pubblica, dobbiamo definire che cos'è la nostra lista parziale, e quindi avremo list città parziale uguale new array list ok
bene, certo, giustamente gli devo importare l'array list. Ovviamente non sa che cos'è questo. Vabbè, intanto andiamo avanti. Allora, questa è la nostra lista e poi la lista parziale e poi chiameremo la ricorsione, quindi sarà cerca, li chiameremo parziale e 0. Quindi questo sarà sicuramente la forma generale per la funzione. Noi vorremmo poi che questo ci restituisca in realtà anche il costo, cioè in senso la soluzione migliore, però adesso lo vediamo in seguito, adesso lasciamo diciamo, la definizione generale e quindi andiamo a vedere come fare la ricorsione. La ricorsione ha sempre la solita forma, quindi ci servirà la condizione di il caso terminale. Quindi sarà if, il nostro if del caso terminale, io lascio tutto vuoto, poi ovviamente lo riempiamo e poi abbiamo diciamo che se non siamo nel caso terminale dobbiamo completare l'intera parte della vera ricorsione e quindi dovremmo scorrere perché abbiamo detto che un indice è sulle 15, diciamo, possibilità, l'altro indice è quello sulle tre città che ci possiamo mettere in ciascuna posizione e quindi avremo, beh, ovviamente se usciamo da questo caso, quindi else, cioè se usciamo dal caso terminale, se non siamo nel caso terminale, e avremo il nostro solito for che scorrerà sulle città, quindi chiameremo per esempio città prova. E andrà su tutte le città. Ok. Ok, sempre rimanendo nella formalità generale, noi scorreremo sulle città e dovremo andare a vedere se quella che abbiamo aggiunto è accettabile oppure no. E quindi ci sarà il vincolo da rispettare. Un vincolo che, siccome è complicato, cioè dobbiamo andare a verificare quanto il numero massimo, il numero minimo di passaggi, eccetera, ci converrà delegarlo ad una funzione apposita e quindi ci inventiamo una funzione che farà una verifica, che chiamiamo per esempio aggiunta valida, a cui passiamo che cosa? Gli passiamo prova, quindi la città attuale, e gli passiamo ovviamente la condizione parziale. E lui, diciamo questo if, verificherà se può andare avanti oppure no. Nel caso in cui possa andare avanti, quello che faremo sarà che cosa? Aggiungere la città approvata alla lista di città parziali. Quindi sarà prova.add, semplicemente, anzi parziale.add prova. Parziale.add di prova. Ok? Quindi popoleremo parziale, che originariamente sì, è vuoto, è quello che abbiamo definito all'inizio. Quindi lo popoliamo e dopo averlo popolato passiamo diciamo, alla vera ricorsione, quindi richiamiamo la stessa funzione, cerca, parziale e livello più 1. Giusto? E poi dobbiamo fare il solito il backtrack che è parziale.remove. Che cosa gli togliamo? Gli togliamo l'ultimo che abbiamo aggiunto, quindi parziale.size meno 1. Ok, aggiunta valida, vabbè, poi questa la chiamiamo come ci pare. Queste saranno le tre condizioni da verificare, cioè ci sarà un'aggiunta, cioè la verifica che questo sia valido, questo chiude l'if. Allora in realtà potremmo portare questo parziale ad prova se vogliamo diciamo stare nel formalismo standard, avremmo
il tentativo di aggiungere la soluzione, poi il filtro e poi il backtrack. Io in questo caso ho messo tutto quanto dentro l'if, ma semplicemente per una, cioè sia questo che questo all'interno dell'if, per semplicità, per il modo in cui scriverò dopo, diciamo, le condizioni di aggiunta, ma ovviamente potremmo anche riportarle fuori, cioè quindi la genera della nuova soluzione e il backtrack potrebbero essere fuori dall'if, ovvero questo in realtà potrebbe essere fuori qui e questo potrebbe essere fuori qui. Però diciamo non cambia molto, questo poi lo vedremo nel modo in cui scriviamo aggiunta valida. Ok. Allora, dobbiamo popolare il caso terminale. Allora, quando è che siamo nel caso terminale? Beh, quando siamo arrivati al numero di giorni massimo, che se non sbaglio è scritto qui su. Quindi il numero giorni totali deve essere uguale a 15. E quindi caso terminale è che se... se il livello è uguale al numero di giorni totali, proprio da sopra, siamo nel caso terminale. If livello uguale al numero dei giorni totali, sì, siamo nel caso terminale. E nel caso terminale quello che ci servirà sarà di fondamentalmente fare, cioè quando abbiamo finito la quindicina gli chiederemo di fare il calcolo, quindi il calcolo del costo di questi 15 passaggi. Anche qui ci conviene delegare il calcolo ad una funzione esterna, quindi già abbiamo questa aggiunta valida che dovremo scrivere. E ce ne mettiamo anche un'altra che farà il calcolo del costo e quindi ci faremo restituire un double e lo chiamiamo calcola costo parziale. Ok. Sì, ovviamente non sa nulla di tutto questo, adesso le dovremo scrivere appositamente. E dovremmo anche verificare, poi ci converrà verificare in questo caso parziale anche che, cioè, l'aggiornamento del costo ottimale. Comunque, per il momento noi abbiamo introdotto allora, questa aggiunta valida, cominciamo a metterci dentro, cominciamo a scrivere effettivamente questa funzione che verifichi le condizioni, quindi il filtro della ricorsione. Allora, dobbiamo scriverla. La mettiamo, questo qui è lo schermo pubblico della ricorsione, questa è la ricorsione che è privata e dobbiamo andare a scrivere poi qua giù, allora questo non so cosa sia, questa è la ricorsione privata, qui si chiude la ricorsione privata e a questo punto ci mettiamo la funzione della valutazione dell'aggiunta valida. Ci facciamo restituire un booleano, quindi semplicemente sarà private boolean aggiunta valida, a cui abbiamo detto che gli passiamo la città di prova e l'attuale parziale, quindi list di città parziale. Ok, allora, innanzitutto cominciamo a verificare se siamo arrivati al limite dei giorni massimi e quindi se possiamo effettivamente aggiungere oppure no. Allora, ci conviene definire un contatore, quindi un int conta, ad esempio 0, ok, e andare a muoverci sul parziale per vedere quanti elementi contiene e se siamo arrivati a una condizione di giorni massimi, in realtà di giorni massimi di una determinata città, cioè quello che facciamo è precedente, quindi scorriamo sul parziale. Sì. E gli andiamo a chiedere se
il precedente che avevamo è effettivamente uguale alla prova che stiamo cercando di introdurre, e cioè if precedente.equals prova. Allora, se il precedente è uguale alla prova, allora aggiungimi un conteggio. Allora, in questo caso io sto contando quante volte la prova, la città di prova che sto introducendo, era presente nel parziale. Sì, quindi il mio scopo sarà quello di verificare i giorni massimi. Giorni massimi che avevamo detto essere numero giorni città max uguale 6. Quindi, una volta che io mi sono fatto tutto quanto il conto, se conta è maggiore o uguale di numero giorni città max, e allora non posso più aggiungerlo, quindi return false. Oops. Senso? Cioè, allora stiamo contando se quello che stiamo provando ad aggiungere ci fa superare il numero dei giorni massimi oppure no. Ovviamente se lo stiamo superando ritorniamo false, quindi non va bene e la prova non è accettabile, quindi non abbiamo rispettato la condizione di aggiunta valida. Allora, verifichiamo anche i giorni minimi. Allora, come facciamo a verificare i giorni minimi? Allora, se siamo nel primo giorno della sequenza possiamo metterci quello che ci pare, ok? Quindi non c'è nessuna condizione. E ci conviene considerare i giorni iniziali per vedere che cosa sta succedendo e separarli, perché ovviamente il problema comincia a esserci dopo che siamo al terzo giorno o oltre. Quindi verifica giorni minimi, quindi innanzitutto ci andiamo a vedere che se if la dimensione del parziale che stiamo costruendo, quindi parziale.size è uguale a 0, questo è il primo giorno, e c'è poco da preoccuparci perché possiamo restituire quello che ci pare, quindi return true. Ok? Quindi questo non è un problema. Il problema, cioè nel senso, cominciamo a vedere quello che succede anche nei giorni successivi. Allora, se parziale.size è uguale a 1 oppure parziale punto size è uguale a 2, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che siamo nel secondo o nel terzo giorno, e in questo caso non posso cambiare perché è stata fatta una scelta al primo giorno e quindi devo rimanere almeno 3 giorni nella stessa posizione. Quindi non posso cambiare e perciò dobbiamo andare a verificare questa condizione di non cambiamento, e cioè andiamo a vedere se... andiamo a vedere praticamente se... parziale sì? Parziale.size uguale a 0. E vabbè, è la prima prova, no? Ma non siamo niente. Sì, va bene, vuol dire che stiamo facendo il primo step. Cioè, se la prova corrisponde al primo step. Comunque, fondamentalmente, questo è un controllo forse anche eccessivo. Cioè, in realtà, solo per completezza sugli step successivi. Allora.
In pratica, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a verificare che quello che io sto introducendo sia uguale a quello dello step precedente. Quindi ci servirebbe una cosa del tipo parziale punto size Allora, dobbiamo andare a prendere il contenuto di parziale, quindi alla posizione precedente, quindi parziale.get di, qui è un po' cervellotico, ma parziale.get parziale.size meno 1, ok, equals. Prova. Allora, sì. Ok, stiamo chiedendo che se effettivamente la prova è uguale a quello che c'era in parziale nella posizione meno 1, allora è true, quindi va bene, quindi l'aggiunta è valida. Giusto per scrupolo, siccome questa prova è di tipo città e noi qua ce l'abbiamo, andiamo a vedere che cosa fa nell'equals e nell'equals, beh, anche perché appunto come ho usato precedentemente, praticamente si confronta il nome, quindi va a vedere che sia lo stesso nome, quindi il controllo è fatto correttamente sul nome della città. Quindi che cosa vuol dire? Di nuovo, se siamo nel secondo o nel terzo giorno, non posso cambiare, quindi deve essere uguale a quello precedente. Ok, quindi questa è la condizione. E nei giorni successivi io posso scegliere di rimanere perché posso arrivare fino a un massimo di 6 che è controllato da questo, oppure posso scegliere di cambiare. Quindi diciamo che in realtà posso fare, va bene se rimango così come se cambio. Quindi lo riverifichiamo, e cioè se alla posizione meno 1, che qui magari ne mettiamo di più, ma tanto per controllo, parziale.get parziale.size meno 1 punto equals prova. Perché appunto posso sempre rimanere, perché siamo nei giorni successivi. Quindi se siamo usciti dagli if precedenti, siamo nei giorni successivi e posso rimanere. A questo punto mi faccio anche il controllo di quello che succede nel caso in cui io cambio città. Virgola. Allora, se sto cambiando città, devo essere sicuro che lo posso fare. E quindi devo verificare sia la città nella posizione precedente che in quella due volte precedente, quindi in tutte quante e tre le posizioni. Perciò avrò if parziale.get di parziale.size meno 1 equals di parziale.size meno 2. Allora, se questi due sono uguali, meno 1 e meno 2, e parziale punto size in meno 1 meno 2, parziale punto get, un po' contorto, parziale punto size meno
equals. La facciamo andare a capo così lo vediamo meglio. Ehi. Vabbè, diciamo così. Parziale, punto get parziale size, equals. Parziale punto size meno 3 equals parziale punto get. Io penso di essermi persa qualche pezzo, adesso lo aggiustiamo. Allora, se il parziale punto get in parziale punto size meno 1 equals, però questo equals ha bisogno di parziale.get di nuovo, equals parziale.get parziale.size meno 2, sto perdendo una parentesi tonda, sì, e parziale.get parziale.size meno 2 equals parziale.set parziale.size meno 3. Ok, questo sta chiudendo cosa? Questo è un tripudio di parentesi tonde. Sì, in teoria, se questo è vero, posso procedere. Sì, se non è nessuno di tutti questi, è return false. Allora, ok, quindi se sono al diciamo terzo giorno mi devo assicurare che sto rimanendo nella stessa città e che quindi deve essere vero le condizioni dei primi due giorni, cioè i due giorni precedenti siano tutti quanti uguali. Se è vero return true, altrimenti return false. E questo sarebbe diciamo tutta la parte che riguarda la condizione sui vincoli della giunta della città. Ok, ci manca anche la parte del calcolo del costo, quindi questo diciamo che ha risolto la parte della giunta valida, ci manca il controllo, cioè ci manca di fare il calcolo del costo, quindi quest'altra funzione. Allora, dobbiamo calcolare il costo. Il costo dipende dai rilevamenti che vengono fatti nelle singole città e poi ogni volta che c'è un cambio di città dobbiamo aggiungere il famoso 100 che diceva nell'esercizio, giusto? Allora, sì, un fattore costante ogni qualvolta il tecnico si deve spostare da una città all'altra e poi un fattore variabile che dipende dal numero. Il valore numerico dell'umidità della città nel giorno considerato. Allora, quindi dobbiamo fare questo calcolo del costo e il calcolo del costo ci deve restituire un double. Lo mettiamo qua e ci costruiamo la funzione che fa questo calcolo del costo. Allora, private double e calcola costo. Calcola costo, che cosa si prende? Si prende la lista di città parziali, cioè in realtà siccome l'abbiamo messo nel caso terminale si prenderà farà il calcolo quando appunto avrà tutta quanta la quindicina, quindi questo avrà list città parziale, ok? Ok. E il costo originariamente sarà 0 e poi crescerà facendo il calcolo nelle varie città. Quindi quello che dobbiamo restituire sarà costo che originariamente è 0. Ops. E poi lo facciamo aumentare. Dunque, come aumenta? Aumenta sul numero dei giorni della città, della lista di città parziale. E quindi
facciamo ovviamente in maniera iterativa, che si somma ogni volta. Quindi for avremo un int giorno che parte dal primo giorno e poi giorno ovviamente minore o uguale della numero giorni totali, comunque questo qua, visto che ce l'abbiamo come costante, lo prendiamo, minore o uguale del numero dei giorni totali, giorno più più. Ok. Allora, innanzitutto dobbiamo capire dove ci troviamo, quindi dove mi trovo, in base a dove mi trovo ovviamente farò il rilevamento. Allora, città C sarà uguale a parziale.get, che è appunto la nostra lista di città, al get della città nel ok, e devo sapere che umidità ho in quella città in quel giorno. Ed è allora, come facciamo a prenderci l'umidità? Di nuovo ci facciamo una funzione che, a cui noi passiamo il giorno e ci facciamo ridare l'umidità, visto che comunque la città è definita. La città è definita originariamente, quindi è da quello che mi sono trovata qui, e quindi mi prenderò double umidità, che sarà uguale, chiamiamola umidità, che sarà uguale a una funzione che mi faccio leggere direttamente dalla città e mi faccio ottenere dalla classe città, quindi get rilevamenti. Ok, get rilevamenti, è più complicato, In realtà sono due funzioni una dentro l'altra praticamente. Ok. E questo è l'umidità e poi aggiornerò il costo con l'umidità stessa. Allora, a parte il fatto che questo dovrebbe essere giorno meno 1, perché devo partire dal giorno 0 e quindi anche questo sarà giorno meno 1. Quindi lui mi dirà qual è la città, quindi cget rilevamenti mi dirà qual è la città e per quella città poi mi andrò a prendere l'umidità corrispondente. Ok. Ok, allora, sì. E dopodiché dobbiamo prendere in considerazione il caso in cui io stia cambiando da una città all'altra. E quindi se effettivamente devo aggiungere il costo 100 oppure no. Allora ricordiamoci che siamo sempre nella sequenza totale, quindi ci possiamo andare a vedere quante volte la città è cambiata da una all'altra all'interno di questa quindicina. Quindi questo è il numero totale dei giorni. E qui ci facciamo un altro for che mi dice int giorno uguale a 2, giorno
minore o uguale, sempre comunque del numero dei giorni totali, giorno e giorno più, ok, andiamo eventualmente ad aggiungere il costo, cioè ogni volta che c'è un salto da una città all'altra. Quindi, if dobbiamo controllare che non sia uguale, quindi parziale.get mi faccio dare al giorno meno 1 equals parziale.get di giorno meno 2, sì, beh, parentesi eccessive comunque ce le mettiamo, se non è uguale, allora costo più uguale, e la costante che avevamo definita sopra, che era questo qui, quindi questo cost. Ok, se tutto questo è stato fatto, quindi questo ha contato dove si trovava, cioè si è andato a ottenere dove si trovava, si è fatto dare l'umidità in quella città e in quel giorno, l'ha sommato e quindi si è fatto tutto quanto il conto e poi è cambiato, ok, ogni volta che è cambiato città ha fatto questo totale qui e allora ci facciamo ritornare il costo. Ok? Allora, questo è sì, c'è un errore da qualche parte. Allora, questa qui, calcola sequenza. Ah, non c'è un return statement. Beh, sì, giustamente perché in questo momento non gli sto facendo fare niente, perché volevo completare il fatto che fosse il migliore. Cioè, allora, noi che cosa vogliamo? Vogliamo che, allora, questa è la ricorsione, si deve, popolare le 15 posizioni ogni volta scegliendo una città, assicurandosi che ci siano le condizioni giuste, e quindi abbiamo costruito questa funzione aggiunta valida. E inoltre abbiamo detto che ogni volta che siamo arrivati a una quindicina valida, quindi che abbiamo rispettato tutti quanti i filtri, ci facciamo produrre il costo e ci teniamo a mente una lista che supponiamo che sia la nostra migliore e che diciamo, aggiorniamo di volta in volta. Quindi quello che possiamo fare è introdurre quassù insieme a una lista di città anche un'altra lista che chiameremo best. Ok? E che si aggiornerà man mano, e cioè dentro calcola sequenza, qui, noi definiamo questa, allora abbiamo la lista generica che è parziale, poi ci mettiamo this.best, originariamente è null, giusto? Perché vogliamo che sia originariamente vuota. Vogliamo che poi una volta, diciamo che questa si popoli, quindi deve essere aggiornata in qualche modo, che però non è proprio banale, perché adesso dovremmo andarci a rivedere, a fare il calcolo, e vorremmo poi che ci restituisca questo best. Quindi noi vorremmo che leggermente vuota e che poi ci restituisca. Ok, quindi diciamo che dal suo punto di vista questo qui ha tolto tutti quanti gli errori, ma in pratica qui ci dovrà essere l'effettivo calcolo del costo e quindi in pratica ci servirà. Ci servirà che venga restituita effettivamente la funzione best, che sarà la lista di città migliori, però qui dentro dobbiamo mettere qualcosa che ci permetta l'esecuzione del costo. Adesso io non so se
Abbiamo tempo se vogliamo interromperci o se magari lo continuate con il prof o vado avanti finché il prof non arriva. Che dite? Volete fare pausa o vogliamo fermarci qui? Ok, vi lascio pensare 5 minuti, tanto adesso arriverà il prof e poi casomai vediamo se completare questa parte di costo oppure no. Ok? Ok, altrimenti comunque anche se non lo doveste completare con il prof troverete le soluzioni a breve riguardo a questo lab. Ok.